Buonasera a tutti e a tutti, ben trovati. Io sono Bernardo Basili Cimenini, giornalista della Stampa, la persona che modererà l'incontro e che farà questo piccolo cappello introduttivo. Innovazione e digitalizzazione sono una sfida, e sono stati una sfida enorme per le aziende, a maggior ragione per quelle grandi, a maggior ragione per quelle dove il rapporto con il pubblico e la user experience è particolarmente importante, a maggior ragione per quelle che non sono, per le imprese non nuove, ovvero di quei settori che non sono nati con questa ultima grande ondata di digitalizzazione degli ultimi 10-20 anni. Oggi abbiamo i rappresentanti di tre aziende che vengono proprio, che hanno queste tre caratteristiche. Parliamo del settore dell'immobiliare, del commercio, dell'energia e dell'acqua. E, oltre ad avere tre punti di vista differenti, dato il settore, hanno un punto di vista differente anche se andiamo a guardare la struttura dell'azienda in sé, nel senso che abbiamo il privato a partecipazione pubblica, il privato a maggioranza pubblica. Tre punti di vista differenti per capire cosa è successo in questi 10-20 anni e nei limiti del possibile per capire cosa succederà, fare un po' di sistema. Vi presento i relatori, vi chiedo di accoglierli con un applauso. Luca Nasi, direttore generale Arcus Real Estate Torino Outlet Village alla mia sinistra. Flavio Baldovin, Head of Enterprise Architecture di Iren. Armando Quazzo, CEO di SMAT. Parto con la prima domanda. C'è stato un momento in cui abbiamo capito che la digitalizzazione e l'innovazione non erano esattamente poter anche mandare delle email, poter anche avere dei PDF invece che il foglio cartaceo. Ci siamo resi conto che era una cosa un po' più grossa che stava rivoluzionando, era un terremoto che stava rivoluzionando completamente tutto il mondo, incluso ovviamente quello economico. Quando è che vi siete resi conto di cosa stava succedendo e cosa vi siete detti che era necessario fare? Quindi, qual è stato il percorso che vi ha portato a navigare in questi anni, ormai quasi decenni, di digitalizzazione? Partiamo da Nasi, poi Baldovin, poi Quazzo. Grazie mille. Buonasera a tutti. Intanto grazie per l'invito e grazie al Comune di Settimo per questa opportunità. Per quello che riguarda noi, ovviamente è stato un processo abbastanza graduale da un lato e veloce dall'altro, che chiaramente ha avuto con l'avvento delle varie piattaforme di vendita online, con l'avvento di Amazon, ha fatto in modo che venisse in noi una necessità piuttosto urgente e veloce di dare risposte a questo nuovo periodo. È chiaro che poi il periodo della pandemia ha oltremodo accelerato questa esigenza di digitalizzazione, che per noi però ha una duplice esigenza, quindi quella di rispondere a quello che è la richiesta del pubblico di poter fare acquisti online e allo stesso tempo quello di mantenere il nostro business, che è portare le persone nei nostri outlet. Quindi per quello che riguarda noi abbiamo iniziato un lungo percorso molto difficoltoso, perché ha delle difficoltà anche tecniche, logistiche e strutturali fondamentali, perché poter fare la vendita online da casa di un prodotto che trovi in outlet richiede un'interazione con i nostri brand partner che è molto forte e molto difficoltosa dal punto di vista appunto logistico, dal punto di vista strutturale, perché provate a pensare, quello che noi stiamo sviluppando è la strategia del click and collect, del click and reserve o della visita guidata in negozio per poter fare acquisti. Questo significa da parte nostra iniziare la creazione di un'infrastruttura digitale che permetta al nostro cliente di vedere da casa quello che troverà in outlet. Dall'altra parte necessita di un'interazione con il brand partner per fare in modo non solo che lui abbia banalmente la merce a disposizione, ma che anche vada a riconfigurare il negozio fisico in maniera tale che questo tipo di servizio possa essere dato. Non solo, ma c'è anche una parte molto importante che riguarda la formazione del personale del nostro partner, sia diciamo così nella parte online che nella parte fisica offline. Quindi noi soprattutto nel 2019-2020, appunto con l'avvento della pandemia, abbiamo sviluppato abbiamo sviluppato in maniera ancora più forte questo tipo di struttura, e direi che il 23 per noi sarà l'anno, diciamo così, veramente di svolta. Non vi voglio tediare con le problematiche aziendali di quello che è l'infrastruttura tecnologica che stiamo mettendo in piedi, ma che riguarderà non solamente questa parte di vendita online, offline, ma chiaramente un processo di integrazione con i nostri tenant che gli permetta di avere una visione globale e completa del nostro business, anche compreso l'online, chiaramente.
Baldovin, Iren, com'è stato per voi questo percorso? Quando vi siete resi conto che c'era da correre? Allora, buonasera a tutti. Sicuramente la storia di Iren è una storia che nasce più di 100 anni fa, con le prime dighe, con la creazione di energia idroelettrica e tutto. Quindi è un percorso che è andato avanti in tutti i 100 anni, come si è visto nel video introduttivo. Sicuramente c'è stata un'incredibile accelerazione negli ultimi 15-20 anni, probabilmente con la nascita di quella che si chiamava e-business fine degli anni 90, con l'avvento di internet a portata di tutti, sicuramente l'azienda Iren, che nasce come, diciamo, agglomerato di realtà locali. Ad oggi Iren è 10.000 persone su 4 regioni principalmente del nord, quindi Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Oltre alla produzione di energia, come citavamo prima, Iren è attiva nei settori ambientali, quindi tutta la parte di raccolta rifiuti con delle realtà locali, a Torino c'è Amiat per esempio, e Unieco nella regione toscana, eccetera. Anche queste, e l'altra business unit importante è quella della distribuzione, quindi in territori dove Iren vince le concessioni, anche di altri fornitori di energia, Iren si occupa della distribuzione. Ecco, in tutti questi ambiti l'innovazione e la digitalizzazione sono fondamentali. Tutti i dipendenti di Iren, 10.000 persone, sono dotati di una postazione di lavoro elettronica. Tutti hanno uno smartphone. Tutti hanno accesso ad applicazioni aziendali, anche gli operatori ecologici, sia per quanto riguarda diciamo, l'ordine di lavoro, quindi il percorso che devono fare. I mezzi sono stati tutti sostituiti con mezzi ecologici, con mezzi elettrici, e le tratte ottimizzate sulla base, diciamo, anche di percorsi disponibili in real time con dei tablet sui mezzi. Quindi, per rispondere alla domanda, è veramente un percorso in continua accelerazione, che lo vediamo sia sulla realtà produttiva sia nel rapporto con i clienti. Stiamo facendo dei progetti, soprattutto nell'area IT a cui appartengo io, per avere degli assistenti virtuali. Tutto il call center fa riferimento anche a del machine learning e dell'intelligenza artificiale, per capire il sentiment del cliente già quando risponde, e l'operatore in base a quello sa come gestire la lamentela, che in questo periodo, capite, è abbastanza frequente. Ne parlavamo prima con il caro energia e tutto. Quindi è veramente un fattore abilitante per il business e per il rapporto con i territori. È importante, poi chiudo il mio intervento su questo tema, Iren anche sull'innovazione è attenta ai territori, quindi entra finanziando delle start-up del Politecnico di Torino qui sul territorio, laddove vede dei progetti sia sull'efficientamento energetico, il caso di Enerbrain, una società locale, una startup del Politecnico in cui Iren è entrata in partecipazione finanziando la società. Quindi siamo molto attenti su questi temi dell'innovazione, della digitalizzazione e del territorio, quindi sul locale. Ci spostiamo sempre di più verso una struttura pubblica della società SMAT, la società delle acque è un SPA, ma ha il 70-80% di azionariato pubblico. Com'è stato questo percorso per voi? Grazie innanzitutto per l'invito a questo evento, grazie alla Città di Settimo, Città di Settimo che è una dei 298 comuni che sono i soci e sono i proprietari di SMAT. SMAT è al 100% una società pubblica che gestisce il cosiddetto servizio idrico integrato, quindi le tre fasi: l'acquedotto, la distribuzione dell'acqua nelle nostre case, la raccolta dell'acqua tramite le reti fognarie e la depurazione, quindi dall'acqua che viene presa all'ambiente all'acqua che viene riportata all'ambiente. Lei prima ha fatto la domanda da dire come cosa è successo in questi 10 ultimi anni. Ebbene, noi una dozzina d'anni fa, proprio mirando all'innovazione, mirando alla necessità di portarsi avanti, di cambiare un po' paradigma, abbiamo fondato un centro ricerche
centro di ricerca è proprio devoto unicamente alle attività connesse al servizio idrico. Quindi proprio per riuscire a tradurre quello che veniva portato nelle aule degli Atenei e tradurlo in qualcosa di utile, direttamente utile a chi doveva operare sul territorio. È stata, noi siamo in una biblioteca, siamo nella biblioteca Archimede, allora proprio per contestualizzare, citerei Sciascia, no? Che diceva per capire le cose bisogna capire il contesto. Cos'è il servizio idrico? Il servizio idrico, tanto per darvi dei numeri del servizio idrico qua in provincia di Torino, stiamo parlando di qualcosa come 2,23 milioni di abitanti che vengono serviti, 412.000 utenze, cioè ci sono 412.000 contatori sparsi per la provincia, ci sono 12.000 chilometri di tubi che portano l'acqua e 10.000 chilometri di tubi che la portano via. E 12.000 chilometri di tubi di acqua sono una quantità, se lo paragoniamo a una strada, la strada tra Torino e Tokyo, e 10.000 chilometri sono un pochino meno, ecco, arriviamo fino in Corea. Ebbene, ci sono 394 impianti di depurazione e ci sono 94 impianti di potabilizzazione, per dirvi 900.000 analisi che vengono fatte tutti gli anni. Ora, è una realtà complessa che non può essere gestita in maniera tradizionale. Non basta, bisogna proprio fare un passo. Dall'altro lato, dal 2011 è stata introdotta la cosiddetta regolazione, quindi ci sono una serie di autorità che vegliano sopra l'efficienza dell'azienda, pongono dei paletti, pongono dei limiti, e proprio per poter dare delle risposte da un lato all'autorità che pone limiti e chiede performance, e dall'altra parte per dare delle risposte più concrete alla popolazione, più concrete agli utenti ai quali noi eroghiamo acqua. Perché mentre fino a tempo addietro era sufficiente che l'acqua ci fosse e che qualcuno la depurasse, adesso è necessario fare un passo ulteriore, che è quello di fidelizzare all'uso dell'acqua del rubinetto, è quello di dare delle risposte sulla qualità dell'acqua che viene erogata, e bisogna fare tutto questo anche in tempi molto rapidi, proprio perché è indispensabile essere performanti, è indispensabile dare delle risposte, è indispensabile seguire quello che è una richiesta da parte di un utente che è collegato alla nostra rete, che non può staccarsi da essa e che quindi pretende un servizio sempre più di livello. Per arrivare a questo servizio di livello l'unica strada è quella della digitalizzazione, e quindi diciamo che è stata una rivoluzione sotto certi punti di vista, necessaria proprio perché è indispensabile avere gli strumenti, e poi magari ne parleremo nel secondo giro, per riuscire a dare un servizio maggiormente aderente a quelle che sono le richieste. Allora, dicevamo, come diceva lei, abbiamo parlato del passato, finora parliamo del futuro. Diciamo che è il 2032, siamo alla 20ª edizione del festival, è finita la crisi energetica, è finita la guerra, auspicabilmente siamo tutti sopravvissuti. Come ve lo immaginate quel 2032 sotto il profilo delle vostre rispettive aziende, e dal lato aziendale e dal lato del cliente utente cittadino, cioè di una persona che nel 2032 è un utente di Smart, è un utente di Iren e è un cliente dell'outlet? Cambiamo il giro, partiamo da Baldovin. Allora, il 2032 è molto vicino al, diciamo, all'ultimo anno del piano industriale che è stato presentato da Iren nel 2020. Quindi Iren ha fatto un piano industriale di 10 anni, in cui la digitalizzazione è il perno degli investimenti. Sicuramente questi investimenti vanno nell'ordine di migliorare il servizio, quindi veniva citato prima la distribuzione del servizio idrico, che ovviamente fa anche Iren in alcuni territori. Abbiamo dei progetti di manutenzione predittiva per limitare la perdita dell'acqua. La manutenzione predittiva si basa su dei dati, quindi dati, modelli analitici per calcolare dove ci potrà essere un guasto, e tutti questi dati devono essere raccolti in maniera veloce, essere disponibili alle persone e o alle applicazioni che ne necessitano, e questa tecnologia è sicuramente abilitante, per questo processo è sicuramente una tecnologia abilitante il 5G, ma nel 2030 ci sarà sicuramente il 6G. Quindi si tratta di
protocolli di comunicazione che gestiranno una mole di dati molto più veloce e saranno a disposizione anche tramite l'edge computing, quindi dei dispositivi locali agli impianti piuttosto che alle reti di distribuzione, in cui sarà possibile riuscire a eventualmente correggere o prevedere degli errori e quindi sicuramente poter intervenire in questo senso. Da un punto di vista del cittadino, sicuramente già oggi quasi tutti i servizi vengono svolti tramite un'app. A questa app adesso l'utente si autentica, normale, con i soliti meccanismi di autenticazione di authentication provider. Nel 2030 io mi aspetto che tutte le applicazioni di servizi pubblici eccetera siano accedibili con lo SPID, quindi con un unico account su cui il cittadino riesce a intervenire su tutto. Stiamo portando avanti anche dei progetti in questo senso e sicuramente da un punto di vista utente questo sarà più vantaggioso, un vantaggio per gli utenti. Un ragionamento da fare anche con Smart, perché l'applicazione unica in effetti già siamo a due delle principali sul territorio. Come si immagina Quazzo lei nel 2032 e l'azienda e il rapporto e la user experience, diciamo così? Beh, dunque, nel 2032 immagino, come diceva appunto lei prima, che sia finita la guerra, sia passata l'emergenza diciamo energetica. Temo che ci sarà ancora un'emergenza climatica, perché siamo oramai su una china dalla quale difficilmente riusciamo a toglierci. Ricordo proprio che l'altro giorno leggevo alcuni dati relativi all'emergenza climatica e dicevano che il 92% dell'afflusso al lago di Garda quest'anno è il deficit che c'è stato rispetto all'anno precedente. Cioè, dobbiamo pensare avanti, e questo pensare avanti ci deve portare a creare una, e ci porterà 2032 ma anche prima, a creare delle attività di resilienza, di maggior resistenza all'impatto di questi cambiamenti climatici. L'acqua l'abbiamo visto quest'anno, questa è stata una delle quest'anno abbiamo avuto, mi sembra, qualcosa come 71 mm in meno di pioggia media e qualcosa come 2 gradi in più rispetto alla media degli ultimi anni. Insomma, ci sono delle variazioni alle quali noi abbiamo la necessità, anzi deve essere proprio indispensabile questa attività, proprio per cambiare il nostro modo di gestire il servizio. Questa gestione del servizio, sempre per tornare al tema della digitalizzazione, passa per una serie di progetti. È un progetto che non mira al 2032 ma molto prima, mira al 2026, e che è stato finanziato nell'ambito del PNRR, perché sappiamo che il PNRR è stato diciamo un acceleratore di progetti già esistenti. È un progetto che Smart sta portando avanti, un progetto da 134 milioni di euro, di cui la prima parte, che inizia adesso e finirà nel 2026, da 66 milioni, di cui 50 di PNRR, è proprio mirata alla digitalizzazione delle reti. Nel senso che l'obiettivo è quello di creare una rete di telecomunicazione che coprirà tutta la provincia di Torino, partendo dalla città di Torino e dalla cintura di Torino. Dicevo prima 412.000 contatori, collegare tutti questi contatori su una rete di modo da avere una telelettura, collegare su questa rete anche dei sensori particolari, che non sono soltanto quelli di flusso, di quantità, temperatura eccetera, ma anche sonde multiparametriche che ci possano dare dei dati in continuazione, proprio per arrivare a quell'idea di cui parlava prima anche il collega, di modellizzazione delle reti, che ci permetta a di ridurre in maniera significativa le perdite di rete. Prima parlavamo dei 12.000 chilometri, sappiate che ogni 6 metri, quando va bene, c'è un giunto, quindi le perdite possono essere, sono fisiologiche, ecco, non è che si possa pensare di azzerare le perdite, però possiamo sicuramente incominciare a ridurle. Il vantaggio anche nel medio periodo per i cittadini sarà che
con il tramite di questo sistema di analisi e questa, diciamo, questa grande mole di dati, potremo essere in grado di dire all'utente singolo: guarda che stai consumando troppo, magari una perdita, magari una fuga, e quindi dargli questo warning in tempo affinché non ci siano dei problemi. Inoltre questo sistema ci permetterà di avere una maggior consapevolezza di tutto quello che succede all'interno delle reti, sia di acquedotto sia di fognatura, e richiamo le reti di fognatura perché nelle reti di fognatura andremo a raccogliere la prima parte di acqua di pioggia, che è quella che attualmente va direttamente nei corsi d'acqua. Quindi nel 2032 auspicabilmente avremo un sistema che risponde in maniera più efficiente di quello che risponde ora, e saremo riusciti a mettere in essere tutta una serie di attività e di infrastrutture che ci permetteranno di resistere meglio ai cambiamenti climatici. Dicevo prima dei cambiamenti climatici, della siccità che abbiamo sofferto quest'anno, ma non posso non ricordare che la siccità ha interessato dei comparti come il comparto agricolo, il comparto irriguo, l'energia idroelettrica, ma non ha interessato l'acqua potabile, proprio perché il sistema è già resiliente di suo. Il 75% dell'acqua che scorre nei tubi della provincia di Torino, nei nostri rubinetti, arriva da pozzo, e la falda profonda è particolarmente resistente. L'acqua è mancata in montagna in alcune frazioni perché erano servite da sorgenti, ma nel 2032 saremo in grado anche di garantire una maggior presenza anche di acqua dalla pianura, questa volta verso la montagna. Questo come stampa, ma in realtà come media, è un argomento che quest'estate abbiamo attenzionato moltissimo, anche proprio nell'ottica di cosa succederà nei prossimi anni, visto che ci aspettiamo che il trend sui cambiamenti climatici non sarà sicuramente più clemente di quanto è stato finora. Chiudiamo il giro. Nasi, come si immagina tra 10 anni? Allora, intanto spero che non ci siano più da qua ai prossimi 10 anni altre emergenze, perché dopo la pandemia, la siccità, ahimè anche per quello che riguarda soprattutto il nostro habitat in Sicilia, e la guerra e l'emergenza energetica, ci siamo fatti carichi negli ultimi 2 anni, scusate la vena polemica, di intervenire in maniera finanziaria pesante per evitare che i nostri tenant potessero avere problemi non avendo avuto aiuti di nessun tipo da nessuno. Quindi questo è un po' il tema, se volete anche polemico della serata, ma ci sta. In realtà mi vedo con un outlet di Torino raddoppiato rispetto alla sua dimensione attuale, che compirà il suo 15esimo anno di età, l'outlet in Sicilia che sarà il 22esimo anno di età, l'outlet di Roma aperto da circa 10 anni, il nostro centro commerciale di Orio al Serio, che fa circa 15 milioni di visitatori all'anno, ancora più sinergico rispetto all'aeroporto di Orio al Serio, quindi è un ritorno del turismo in Italia importante. Ma questo per dire cosa? Due cose sostanziali. La prima è che a livello di outlet siamo il paese europeo con la più alta densità di numero di outlet rispetto alla dimensione del territorio, quindi questo ci porta sempre più a dover essere differenzianti e differenziati. Stiamo lavorando sempre di più con un numero infinito di dati, per tornare al discorso della digitalizzazione, dove noi andiamo veramente a scorporare e a cercare di identificare nel dettaglio le provenienze, il ritorno all'outlet dei nostri clienti, le preferenze di acquisto, le abitudini di acquisto, eccetera. Quindi quello che dovremmo essere più bravi degli altri, e questo lo possiamo fare solo grazie alla digitalizzazione, perché sto vedendo soprattutto in ottica 2023 che quello il percorso che dobbiamo fare è un percorso necessariamente di analisi preventiva, ancor più che successiva chiaramente, ma soprattutto preventiva, per dare a quello che è per il nostro cliente un'esigenza sempre più importante, che noi chiamiamo banalmente shopping experience, perché se una volta bastava come shopping experience dire vado al centro commerciale o vado all'outlet per fare acquisti e poi ho un bel ristorante, adesso non vale neanche più quello. Per fare questo devi analizzare il tuo cliente nel minimo dettaglio, lo devi invogliare a venire nel nostro centro, e per poterlo fare devi veramente conoscerlo nei minimi dettagli, e questo noi lo stiamo facendo, lo stiamo iniziando a fare sempre di più, ripeto, in maniera ancora più accelerata rispetto alla pandemia, cioè a partire dalla pandemia,
Quindi mi vedo altamente digitalizzato con un cliente che, vediamo anche adesso, il ritorno negli auto e nei centri commerciali non è paragonabile ancora al 2019 in termini di numeri, ma è un cliente sempre più esigente e sempre più attento. Spende di più, viene un po' meno, e per poterlo invogliare a tornare ancora noi dobbiamo essere in grado, attraverso i tantissimi strumenti e costosi strumenti digitali che abbiamo in questo momento, saperli andare a prendere ancora prima che decidano se prendere la macchina e andare a Serravalle o andare, non lo so, a Barberino del Mugello o in qualsiasi altra parte. Quindi mi vedo altamente digitalizzato e, ripeto, senza più crisi da sostenere. E quello che ha detto dell'esigenza di avere clienti, utenti più esigenti, ci torniamo tra un attimo, perché è un argomento particolarmente interessante. Voglio chiedervi ancora un'altra cosa prima. Questa domanda non ve la rivolgo tanto quanto, tra virgolette, rappresentanti delle aziende che qua per l'appunto rappresentate, scusate la cacofonia, quanto più come manager, cioè quindi come persone che hanno una cognizione di quello che succede nei comparti economici, aziendali, eccetera, eccetera. Secondo voi come evolverà il rapporto tra reale e digitale? Proseguirà il trend che c'è stato fino ad ora, cioè di un digitale che ruba, prende terreno, piano piano, sempre di più, al reale, oppure magari all'opposto, il reale si riprende, il reale, il materiale, si riprende alcune fette che oggi sono appaltate al digitale? Cominciamo questa volta con Quazzo. Una domanda interessante e decisamente impegnativa. Allora, reale e digitale, io non li vedo in contrapposizione, non li vedo come due alternative, ma come una integrazione, nel senso che il reale è irrinunciabile, anche perché non possiamo togliere la parte di tattilità molte delle nostre attività, ma il digitale incomincia a riempire degli spazi nei quali prima non avevamo mai guardato. Faccio un esempio: prima avete visto il breve video del Festival dell'Acqua. Durante il Festival dell'Acqua abbiamo lanciato una prima iniziativa di metaverso idrico. Il viaggiatore parte da una navicella spaziale, vede che SMAT ha prodotto un po' di acqua per la stazione spaziale orbitale, poi arriva sull'impianto di lagunaggio della loggia, passa sull'impianto di potabilizzazione del Po e poi fa tutta la città e raggiunge l'impianto di Settimo, che tra l'altro è l'impianto più grande d'Italia, il quinto impianto europeo, con la spiegazione di tutti questi aspetti. Ebbene, a parte diciamo la valenza di tipo formativo che può avere la possibilità in 3 minuti di ripercorrere un'esperienza come questa, sono saltate in mente delle applicazioni a dei nostri colleghi che molti non avevano visto, io per primo non avevo visto, ovvero sia usare questa possibilità di muoversi in un universo a 360 gradi, potendosi spostare fisicamente, anzi otticamente in determinati punti, può essere utilissimo per chi fa della progettazione. Se devo progettare un impianto e posso guardarlo, ci metto molto meno tempo dall'alto, invece che un'altra applicazione di questo metaverso potrebbe essere per fare della formazione a chi deve operare su macchine complesse oppure che deve operare in ambienti confinati. Allora ti ricreo un ambiente e con molta efficienza riesco a farti ragionare in una posizione di necessità o di quant'altro. Quindi io immagino che questa presenza, questa compresenza tra reale e digitale sarà un arricchimento, sarà un ampliamento della nostra capacità. Fino a, che so io, 20 anni fa noi eravamo abituati a guardare con stupore un qualcuno che girava con la valigetta, forse voi eravate troppo giovani, ma giravano con la valigetta, con l'antennina, e c'era attaccata una cornetta del telefono, erano i primi telefoni che si vedevano nelle stazioni. Ora oggi è uno strumento su cui vediamo tutto, dalla partita Juventus-Torino a tutte le altre cose che noi possiamo percorrere. Quindi io proprio immagino che questa sarà una compenetrazione, non sarà un'alternativa. Visto che l'ha citato, prima di passare la parola a Nasi, se ci fossero aggiornamenti sul derby nel frattempo, siete autorizzati a notificarli? 0-0? Ancora 0-0. Nasi,
reale digitale, chi prenderà chi? Ma allora, noi nel senso, nel nostro ambiente, nel mondo della moda e del retail, c'è una parola che va molto di moda in questo momento, che è FIGITAL, che è l'acronimo tra fisico e digitale, ovviamente. Come dicevo un po', spiegavo durante la prima domanda, io credo che ci sarà sempre di più una interazione, una convivenza necessaria tra il fisico e il digitale. Abbiamo visto quando abbiamo riaperto, per fortuna abbiamo riaperto i centri commerciali e gli outlet, quello che gli americani hanno chiamato rebound, c'è stato la gente giustamente che dopo 3 mesi e mezzo di clausura è corsa nei centri e abbiamo avuto veramente un riscontro considerevole da questo punto di vista. Però allo stesso tempo, durante la pandemia, l'accelerazione verso il digitale ha fatto sì che il nostro cliente, per mille motivi, il nostro cliente, ma intendo dire proprio il cliente del retail in generale, per mille motivi non possa più fare a meno del digitale. Perché? Perché compare i prezzi, perché può vedere i prodotti in anticipo, perché può sentire, può leggere, chiedo scusa, le recensioni degli altri utenti che possono fare appunto delle critiche o meno su determinati prodotti. E sempre possono fare anche delle prove nei negozi e poi comprare digitale. Purtroppo questo lo sappiamo benissimo che avviene, ma credo che l'interazione tra il fisico e il digitale sia assolutamente come dire, imprescindibile, ed è quello che spiegavo prima, cioè noi ci stiamo attrezzando per questo, per fare in modo che il nostro cliente da casa possa avere una vetrina sui nostri negozi, possa avere una visione di quello che è il prodotto, il prezzo, possa anche organizzare una shopping experience dedicata, quindi avere una persona in negozio dedicata in maniera personale all'acquisto. Ci dovrà essere quello, io ho avuto la fortuna qualche settimana fa di sentire Baricco che spiegava proprio la trasformazione, il passaggio da quello che è la cultura del Novecento, diciamo così, analogica o comunque letteraria, a una cultura digitale del nostro tempo che è irreversibile e che deve trovare una metodologia di sopravvivenza e di convivenza, non di sopravvivenza, non è il termine giusto, necessaria. Quindi io sono molto sicuro che il retail fisico non è morto, ma che trarrà dal retail digitale nuova linfa vitale e nuove ispirazioni anche. Baldovini, in chiusura e poi ultima domanda. Ma sono molto allineato a quello che è già stato detto, però credo che se dobbiamo tenere sulla metafora calcistica, il derby digitale reale venga vinto, diciamo, dal digitale, quindi sempre più il virtuale, sempre più tutti questi meccanismi, questi processi di intelligenza artificiale, di machine learning, vengano messi al centro di tutte le attività produttive. Chiedeva di dare una risposta come manager nelle nostre aziende, sicuramente ci sarà una trasformazione delle competenze, è già in corso, le persone che entreranno in azienda, alle persone che entreranno in azienda nei prossimi anni sarà sempre più richiesto familiarità con l'utilizzo di device digitali, piuttosto che anche, a seconda del ruolo ovviamente, saper gestire le informazioni che arrivano dagli strumenti di campo, piuttosto che per esempio l'operatore ecologico avrà un'attività diversa, perché stiamo già sperimentando dei cassonetti che trasmettono i dati direttamente alle sale di controllo per capire quanto sono pieni, quando è passato l'ultimo mezzo, quindi l'ottimizzazione delle tratte. Sono cose che progetti che andranno, diciamo, in produzione veramente nel breve periodo. Dal mio punto di vista sarà importante anche a livello etico normare quanto l'intelligenza artificiale entri nelle nostre attività quotidiane, non solo in quelle lavorative, perché comunque si tratta anche solo la gestione dell'informazione, di come viene veicolata, di che cosa ci viene proposto quando accediamo a un social network o a un giornale, incide anche il nostro modo di pensare, no? Quindi sicuramente sarà necessario un intervento
non so di che tipo, se legislativo, politico, etico, per fare in modo che questo venga normato, però saremo sempre più, a mio avviso, nel virtuale. È un tema dibattutissimo quello appunto della necessità di normare, dicendo col mantra che o si governano i processi o i processi governano te. Che... Allora, io sarei arrivato all'ultima domanda, ma se ce ne sono dal pubblico ovviamente do la precedenza, altrimenti ho una domanda di chiusura. Abbiamo un microfono in più? No, le do il mio. Grazie. Intanto grazie per questa serata, perché sta dando parecchi spunti sia da cittadino che da amministratore. Io ho due elementi di riflessione, sia da amministratore che da tecnico in questo caso. Il primo, avete sfiorato l'argomento relativo anche all'educazione del vostro personale da qui al futuro, che dovrà sempre più essere affine al tema del digitale. Aggiungo un pezzo, mi viene da dire che probabilmente la grossa sfida da qui al 2032, ma anche da qui a domani, mi viene da dire, sia quella di educare anche l'utente o il cliente sempre più alla sfida del digitale, perché sfruttando anche la recettività delle giovani generazioni, che fortunatamente sono molto più veloci e dinamiche a elaborare i processi e a assimilare questi concetti, perché capiscano che l'efficientamento del processo che li riguarda come utenti piuttosto che come clienti va anche a loro vantaggio, no? Una profilazione personalizzata di quelle che possono essere gli spunti di miglioramento sia come cliente che come utente nell'utilizzo della risorsa o delle risorse o del benefit o del prodotto può essere un tema interessante da sviluppare per tutta una serie di aspetti. Il secondo, avete presentato tutta una serie di aspetti interessantissimi dal punto di vista del controllo del processo interno che si sta aprendo all'esterno e che si sposta sempre più sul digitale per efficientare anche qui il processo stesso. Noi come amministrazione stiamo chiudendo in questo momento un progetto di partenariato pubblico-privato che ci ha portato dopo 2 anni di lavoro ad un percorso veramente, secondo me, ben fatto anche di analisi della partenza iniziale, che riguarderà l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica a una società terza. Una skill richiesta da noi, ma chiaramente ci siamo accorti e resi conto subito che era una skill anche assolutamente prioritaria per il concorrente che ha presentato il progetto, era quella dell'implementazione assolutamente fin da subito di un sistema di telecontrollo efficace ed efficiente. Quindi questa secondo me è la sfida delle multi-utility, delle aziende di servizio, ma anche delle aziende di retail, anche per quello che ho detto prima. Ma credo che questo oggi si scontri con un piccolissimo problema che riguarda l'infrastrutturazione. No? Noi siamo in Italia, siamo in Piemonte, siamo in provincia di Torino. Nella provincia di Torino c'è circa il 48% del territorio ancora non servito neanche dal 4G, cioè forse neanche dall'UMTS. E andare a lavorare in termini di infrastrutturazione e di implementazione, secondo me, è assolutamente una direzione prioritaria per tutta una serie di elementi legati all'efficientamento del servizio, della qualità del servizio o del prodotto, ma deve essere anche, secondo me, motivo di spinta da parte dei player che sul mercato si pongono su questo tema, oltre che dell'amministrazione, mi viene da dire, affinché si possa arrivare ad una chiusura rapida di un'implementazione infrastrutturale che consenta veramente di dare a tutti accesso ai sistemi digitali, non dico di ultimissima generazione, ma quantomeno in grado di fornire i servizi primari. Ecco. Allora, quindi chiudiamo come abbiamo iniziato, con lo stesso giro, quindi partiamo da Nasi e provo un attimino a riassumere, diciamo, il commento vorrebbe essere quindi sui due temi, infrastrutture e infrastrutturazioni, che riguarda in modo diverso ma tutte e tre le aziende, e essenzialmente formazione
processi di formazione, sia know-how, expertise e via dicendo. Cominciamo, come abbiamo detto, da come siamo partiti. Nasi. Dunque, per noi sì, siamo un po', diciamo così, a traino di quello che accade intorno a noi sostanzialmente, perché chiaramente noi possiamo implementare le nostre infrastrutture, possiamo essere efficienti nel momento in cui siamo messi nelle condizioni di poterlo farlo. Nel nostro interno, nel nostro piccolo, su tutti i nostri centri, soprattutto in questo momento stiamo cercando le migliori, soprattutto avendo delle fasi in costruzione sia a Torino che Sicilia che Roma e anche Orio al Serio, stiamo cercando di avere e di ricercare quello che sono le migliori soluzioni che possono avere una visione non più limitata al breve periodo ma al lungo periodo a questo punto. Banalmente a livello energetico, per quello che riguarda Settimo, stiamo ovviamente studiando quello che sarà l'impianto fotovoltaico per il nostro centro, nonché tutto quello che sono le infrastrutture anche proprio digitali che serviranno a supporto di tutto quello che raccontavo all'inizio, per poter fare in modo che i nostri negozi siano efficienti dal punto di vista di una digitalizzazione oramai reversibile. Qualche problema in più, ma lo dico proprio per la posizione dove si trova l'outlet in Sicilia, che è veramente in mezzo tra Catania ed Enna, quindi abbiamo proprio dei problemi infrastrutturali un pochettino più importanti, dove peraltro il fotovoltaico è già presente da praticamente dall'apertura, per dire sempre, per fare un esempio di infrastruttura. E quindi ribadisco, noi cerchiamo di fare il meglio riuscendo a sfruttare quello che sono le realtà esterne rispetto a noi. E rispetto invece al discorso della formazione, quello per fortuna è un elemento che a noi sta molto a cuore, perché comunque banalmente appartenere, lavorare in un outlet come può essere lavorare in un outlet a Settimo, come può essere lavorare in un outlet ad Agira, è per noi, e lo sarà, ed è uno dei punti che ho chiesto fortemente ai miei colleghi, al mio team, di sviluppare per l'anno prossimo, cioè deve diventare sempre di più un momento di orgoglio, di poter far parte di un'eccellenza. E questo passa attraverso un programma di formazione che noi abbiamo già iniziato e abbiamo soprattutto sviluppato durante il periodo della pandemia per i ragazzi che lavorano nei negozi, che alla fine sono coloro i quali fanno o non fanno la fortuna di un negozio. E quindi stiamo lavorando molto, qui c'è anche il direttore di Torino Hotel Village, Luca Frigeri, che è una persona molto attenta a quello che è la formazione all'interno, soprattutto come dire, la rispondenza dei nostri colleghi che lavorano nei negozi per essere sempre più formati e digitalizzati. E questa è la vera sfida per i prossimi anni, la formazione sulla digitalizzazione, per poter permettere l'integrazione rispetto a quello che stiamo implementando nel nostro sistema informatico. Qui questa domanda è ancora più interessante, i due punti sono ancora più interessanti degli altri, proprio perché qua la differenza tra il tipo di impresa pone la questione in modo completamente diverso ed è in effetti molto molto interessante. IREN e sia IREN che SMAT, peraltro il tema delle infrastrutture proprie è un tema molto importante. Baldovin e poi Quazzo. Allora, sicuramente la domanda ha centrato, cioè, l'intervento ha centrato molto il punto sull'innovazione. C'è bisogno di un'infrastruttura alla base, quindi come IREN sicuramente il tema della connettività è fondamentale, tutte le nostre sedi, tutti i nostri impianti sono collegati a 10 giga, quindi è una connettività molto molto potente, una banda molto larga, perché sappiamo che i dati devono viaggiare a una certa velocità perché siano realmente utili, sia per quanto riguarda tutta la parte produttiva che la manutenzione predittiva, eccetera. Citavo prima i nuovi protocolli in cui i device di campo, attraverso i sistemi di telecontrollo, sono in grado di interagire con i sistemi centrali e quindi riuscire per esempio ad ottimizzare i flussi di produzione dell'energia tra i vari impianti, limitare le perdite nella trasmissione per esempio dell'energia elettrica, eccetera. Quindi sicuramente come IREN dovremo sfruttare i fondi messi a disposizione dal PNRR per tutti
diciamo, i progetti sia di costruzione di nuovi impianti nel piano industriale di IREN. Un focus particolare è stato dato sulle energie rinnovabili, quindi stiamo acquisendo dei territori dove costruiremo degli impianti eolici e anche dei pannelli fotovoltaici, quindi sicuramente siamo in un periodo anche di transizione per quanto riguarda la produzione di energia. Per quanto riguarda la formazione, sicuramente le aziende possono accelerare questa crescita di competenze, di know-how. Personalmente ritengo però che debba essere fatto ancora molto dal mondo dell'istruzione. Io ho una figlia di 14 anni che è in prima liceo e non ha fatto un'ora di informatica in 14 anni. Se la confrontiamo con i pari età all'estero, cioè in Svizzera in quinta elementare fanno codice. E su questo siamo indietro. A mio avviso, oltre all'infrastruttura, è proprio come formazione delle nuove generazioni, credo che sia uno dei pillar su cui puntare, assolutamente. Non avevo idea di questa cosa della Svizzera, sì, molto interessante. Sì. E chiudiamo a questo punto, Armando Quazzo, Smart. Dunque, i due temi sono sicuramente molto interessanti e molto centrati. Partiamo nel lessico digitale, anzi nel lessico degli ultimi anni è saltato fuori un aggettivo che riferito alle infrastrutture, riferito alle reti, è ricorso più volte a quello di abilitante. Allora, le reti sono un elemento abilitante del nostro territorio. Noi, se vogliamo avere un'impresa che si situi, che si localizzi sul nostro territorio, dobbiamo offrire all'impresa tutte le infrastrutture necessarie affinché non trovi più conveniente, facile, più veloce andare da un'altra parte. Quindi, se un'impresa manifatturiera ha necessità di acqua, bisogna dare l'acqua che necessita, del tipo che necessita, magari riutilizzandola, magari trovando dei sistemi differenti. Dobbiamo munirla di fognature nelle quali possa conferire i propri reflui, e dobbiamo avere degli impianti di depurazione in grado di trattare questi reflui e restituirli all'ambiente in maniera corretta. Stavo parlando dell'acqua per dire che se l'acqua, visti anche i cambiamenti climatici di cui parlavamo prima, non è sufficiente quella che riusciamo a recuperare, quella che prendiamo dai pozzi, ed è necessario fare degli invasi, si facciano gli invasi, perché senza le infrastrutture noi non andiamo da nessuna parte. Quando si diceva che probabilmente non c'è neanche l'OMTS in determinate aree, questo è un grosso errore programmatico che noi abbiamo sempre patito. Allora non possiamo continuare ad avere dei punti di eccellenza per poi dimenticare altre fasce del territorio perché non arriva la copertura della banda larga, non arrivano le fognature perché... No, dobbiamo farlo, non ci sono altre alternative. Dal punto della formazione, d'accordissimo, abbiamo già parlato di quella che viene fatta nei confronti delle maestranze. Come facciamo a far crescere invece la controparte? Come facciamo a far crescere il nostro utente? Lo facciamo spiegandogli esattamente cosa serve la crescita. Perché è vero che le nuove generazioni sono molto più recettive, sono molto più rapide, sono molto più digitali, sono nativi, riescono a smanettare sopra i device con una velocità molto superiore alla nostra. Ma se noi spieghiamo realmente alla grande maggioranza dei nostri utenti, dei cittadini, il perché è importante avere determinate capacità, io sono convinto che in automatico queste cose salteranno fuori. Il collega parlava prima della figlia 14enne, io ho una madre 91enne che nonostante l'età ha imparato a usare un tablet perché ha capito che dal tablet può leggere il giornale senza doverlo andare a comprare, e quello per me è stata una grande soddisfazione ma anche una testimonianza del fatto che anche ad età avanzata si può migliorare e si può avere una trasformazione digitale. Ed è anche un auspicio, un grande fattore auspicante per il futuro. Noi siamo arrivati alla fine, vi ringraziamo tutti e tutte per l'attenzione, ringraziamo i relatori, li salutiamo e li ringraziamo con un applauso. Luca Nasi, Torino Outlet Village, scusatemi, Flavio Baldovini, Irene, Armando Quazzo, Smat, grazie.